Sembra andare tutto bene qui in Inghilterra per il nostro allenatore italiano. I risultati arrivano, i tifosi riempiono sempre lo stadio, ma c'è qualcosa che turba il nostro allenatore. Io ci sto provando a creare un buon rapporto con loro, sto provando a far capire a loro che è importante vincere, l'importante non è la mia esperienza, loro devono capire che stiamo tutti lottando per un unico obiettivo. Ma come posso fare a legare con tutti i giocatori? Come posso fare? Ma... Zio Peppino! Zio Peppino! Pronto, zio! Tutto a posto, un parolone. Sì, le partite vanno bene, non è quello il problema. La stampa ne ha già parlato e... alcuni giocatori continuano ad andarmi contro, non ascoltarmi, giocano, segnano, giocano bene, soltanto che il nostro rapporto, sia nel pre-partita che nel post-partita, non va per niente bene. Cosa posso fare, zio? Dimmi qualcosa tu. No, zio, dai, così no. Pugno duro e vedrò che mi ascolteranno. Cioè, devo essere più cattivo con loro e basta? Devo far capire a tutti chi comanda? Va bene, zio. Va bene, ci penserò io. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo episodio della nostra carriera giramondo, come ben sapete, adesso al Fulham. Allora, lo scorso episodio è andato molto bene dal punto di vista dei mi piace, sono contento perché avete quasi raggiunto i 900 mi piace, vi chiedo di raggiungerli ancora, ma soprattutto di commentare con consigli per una prossima intro. E ovviamente se avete qualsiasi consiglio per migliorare la serie scrivetelo qui sotto. Vi ricordo di scaricare l'app di livescore.it che avete visto nell'intro, e se volete acquistare Football Manager a prezzo bassissimo c'è il link di Instant Gaming qui sotto in descrizione per acquistarlo. Allora, nello scorso episodio, andate a vedere qui il calendario, abbiamo ottenuto 3 vittorie e un pareggio: 1-0 contro il Brighton, 1-1 contro il Crystal Palace, vittoria contro il Fleetwood e vittoria contro il QPR nel derby. Vittoria arrivata grazie alla rete Lovrobisek. Avete visto che abbiamo dei problemi con la squadra, perché ancora non ci ascoltano tutti. Soltanto 5 giocatori ci appoggiano per adesso, 3 ci osteggiano e 19 giocatori non hanno assolutamente opinione su di noi. I 3 giocatori che ci osteggiano in questo momento sono Mollo, McDonald e Fredericks ancora, anche se con Mollo piano piano stiamo riuscendo a farlo giocare, a farlo tornare leggermente felice. Queste sono le 4 partite di oggi, giocheremo contro il Derby County nel quarto turno della Carabao Cup e prima 3 partite di campionato non facili. Prima di giocare contro noi, il Millwall ha appena giocato contro il Charlton e ha perso per 2-0. Charlton penultimo in classifica, Millwall ultimo. Sia Becker che Tim Rim sono a circa 2-3 settimane dal poter tornare di disponibili. Non ho parole, Mollo che si stava ritagliando uno spazio in squadra si infortuna anche lui, Caviglia slogata anche lui come Tim Rim e Baker, soltanto che lui starà fuori dalle 4 alle 7 settimane. Ma vaffamoc. Tutto esaurito il Craven Cottage. Dopo gli ultimi risultati i tifosi sono accorsi allo stadio, perché in caso di vittoria il Fulham potrebbe avvicinarsi a soli 3 punti dal Derby County primo. Questa è la nostra formazione, tanti cambi. Allora, giochiamo con Bettinelli, Soares, Saieti, Long, Sessegnon, Diallo, Johansen, Sessegnon, Kearney, Chebano e Jerome. Non gioca Wilson, esclusione a sorpresa. In panchina anche Bijak. 4-2-3-1 contro il 4-4-2 del Millwall. Molti sembreranno distratti, ma penso che abbiano capito le mie parole e andiamo a giocarci la prima di oggi davanti ad un Craven Cottage davvero tutto esaurito. Male per adesso Jerome, qui il Sessegnon, col tacco per Johansen, dentro per Giallo. Adesso Jerome, movimento di Chebano, la palla è per lui, Chebano la mette in mezzo, Sessegnon! Apre i conti di questa partita, Ryan Sessegnon al 18° minuto, esplode tutto il Craven Cottage, 1-0 Fulham. Johansen, Kearney, vede il movimento dei compagni, Kearney la tiene, il capitano scarica dietro Rafa Soares, poi Johansen, ancora Kearney, bella azione, giochiamo veramente molto bene. Giallo, Chebano si accentra, poi sbaglia tutto. Lancio lungo, Morrison la mette giù bene, appoggio per Gregory. Potrebbe essere anche mezzo fuorigioco? No, è 1-1, in contropiede ci castiga così il Millwall.
e nessuno si è neanche lamentato. Giallo recupera palla, molto bene, serve Jerome. Jerome porta palla dentro per Kebba, ancora lui sul secondo, ancora Sessegnon, un gol identico al primo, 2-1 al 34esimo, ancora Ryan Sessegnon, doppietta personale per lui. E in questo momento ovviamente ci troviamo al secondo posto in classifica, forza raga, non molliamo. 12 tiri in questo primo tempo, ma stiamo vincendo soltanto per 2-1. Cominciamo la ripresa, ho detto alla squadra che così non va, devono dare molto di più, ricordiamoci che il Millwall è in fondo alla classifica. Al 55esimo doppio cambio, si è fatto male Giallo, al suo posto Ibrahima Sissé, fuori Jerome, dentro Wilson. Kearney porta palla sulla tre quarti, la palla per Kebano, ancora lui la mette in mezzo, Wilson non ci può arrivare. Sissé adesso, dentro per Kearney, bella palla, Kearney con la mano nel portiere, poi Sissé, si rivola il 3-1. Kearney per Sissé, dentro per Wilson, adesso se segna un palo, vicino alla tripletta, l'esterno inglese. Manca veramente poco dell'ultima azione, palla in mezzo, allontana Steven Sessegnon e finisce qua. Non posso reputarmi soddisfatto al 1000 per 1000, ma è una vittoria importante, avevamo tanta pressione addosso. Adesso siamo al secondo posto in classifica, a soli 3 punti dal Derby County, va bene così. A fine partita, come sempre, nello spogliatoio non c'è stato un bellissimo dialogo, però spero vivamente di riuscire a prendere tutta la squadra tra le mie mani prima o poi, perché abbiamo bisogno di un gruppo unito se vogliamo toglierci parecchie soddisfazioni. Se il signor ci ha trascinati alla vittoria, mi sembra una cosa abbastanza scontata. E adesso raga, concentriamoci, perché tra poco arriverà una sfida difficilissima contro la terza forza del campionato, cioè il Bournemouth. Davvero non sarà una gara facile e sono sicuro che però i nostri tifosi faranno di tutto per darci una mano. L'attacco del Bournemouth è parecchio forte. Nelson Oliveira e dall'altra parte Germán Defoe, mamma mia. Dopo Tim Ream mi è arrivata la notizia forse 2 giorni fa, adesso non la trovo, eccola qua. Anche Lewis Becker torna a allenarsi con la squadra, quindi tra poco li avremo entrambi a disposizione. E come ben sapete sono 2 giocatori parecchio importanti. Non ci sarà il tutto esaurito per questa seconda partita contro il Bournemouth, non sarà una gara facile, l'ho già detto, andiamo a preparare la formazione. Ho pensato tanto alla tattica per questa partita. E so che non sarà una gara facile e so che dovremo difenderci tanto per riuscire a metterli parecchio in difficoltà. Quindi stile difesa stretta e contropiede. Giochiamo con Bettinelli, Soares, Rim, Ayeti e Long in difesa, perché il giovane Sessegnon, gemello di Ryan, Steven, quindi il terzino, non sta particolarmente bene, parecchio affaticato. Il centrocampo è composto da Sissé, che fa da legno ovviamente, Kearney e O'Reilly a impostare il gioco. Sessegnon in avanti insieme a Kebano, davanti Wilson, prima punta, al posto di Jerome, che non ha di certo brillato nella scorsa partita contro il Millwall. Partita fondamentale e vediamo di vincerla. Non mi hanno minimamente ascoltato nel prepartita, come al solito, e andiamo a giocare questa importantissima partita, perché con questa potremo veramente dimostrare chi siamo. Rile qui la mette in mezzo, la palla arriva a Sissé, vediamo se allarga ancora. Sissé fa tutto da solo, la mette in mezzo col sinistro di testa, Tim Ream, parata del portiere, del calcio d'angolo subito dopo 1 minuto e 30. Batte O'Reilly dalla bandierina, la palla è ritratta per Sissé al volo. Che schifo. Sissé stavolta batte lui e niente di testa, la palla che sfiora la traversa, palla fuori, seconda occasione pericolosa. Occhio qui, Kearney dentro per Sissé che si sta muovendo bene. Wilson! Da fermo! Si gira e la butta dentro lui. Torna al gol il nostro James Wilson, il piccolo principe, la butta dentro. Long per Kearney, bravo Sissé. Ma guardate, Wilson era fermo, spara alla porta e ha battuto, ha freddato così il portiere avversario. 1-0 Fulham, importantissimo. Buon primo tempo da parte nostra, ma si è reso pericoloso anche il Bournemouth. Dobbiamo stare molto attenti perché loro in avanti sono parecchio pericolosi. Dico alla squadra di non rilassarsi e sembrano stranamente molto concentrati. Palla per Wilson sull'esterno, Wilson la mette sul secondo palo, Kebano, calcio di rigore per noi, forse fallo di mano di un difensore del Bournemouth, va a battere il capitano. Kearney contro Stier, attenzione, attenzione, parte Kearney, 2-0 Fulham.
terza rete per il capitano. Esplode sempre più il Craven Cottage, sempre più calda la curva. Adesso la strada è sempre più in discesa. Calci di punizione, l'ultima azione. Rafa Suarez per poco non mette a segno il 3-0, ma finisce qua. Gli ospiti, nonostante i tanti cambi avvenuti dopo il nostro raddoppio, non sono riusciti minimamente a rendersi pericolosi. Pensate che abbiamo bloccato German Difo, che non ha calciato in porta neanche una volta. Le uniche azioni pericolose le ha costruite Nelson Oliveira, ma noi siamo riusciti a bloccare anche lui, e con questa seconda vittoria ci avviciniamo sempre di più alla prima. Dico che sono felice di come hanno giocato, e loro sono particolarmente felici. E mi ha stupito Ibrahima Sissé. Ha corso veramente tanto, si è impegnato, ha fatto tanta legna a centrocampo, ma si è reso pericoloso anche in fase offensiva, mettendo a segno l'assist. Alla fine era un passaggio tranquillissimo, comunque l'assist per la rete di Wilson. Grande Sissé. Sono contentissimo, raga, perché nonostante la squadra continui a non essere dalla nostra parte, perché alla fine il problema vero è che non abbiamo tanta esperienza, quindi molti non ci vedono bene come allenatore, però non posso che ritenermi soddisfatto perché i risultati continuano ad arrivare. E addirittura scopriamo dopo le due partite che si è aggiunto alla lista degli ostili anche il capitano Kearney. Vorrei capire perché. Siamo al giorno della terza sfida, quella contro il Preston. Il Wolverhampton ha pareggiato 0-0 nell'anticipo contro il Birmingham. Non sono una gara facile, siamo in trasferta, però siamo i favoriti. Il Preston si trova al sedicesimo posto in classifica, va bene così. Hanno collezionato solo 13 punti, abbiamo l'obbligo di vincere anche questa partita per non farci staccare troppo dal Derby County, e soprattutto per prepararci alla sfida prossima, quella di Carabao Cup, proprio contro di loro. Torniamo al 4-2-3-1 per questa partita. Ho adattato la formazione secondo me in base all'avversario. Giochiamo con Becker e Johansen a centrocampo, Kearney dietro a Jerome, esterni Forrest e Sessegnon, difesa composta da Fredericks, Ayeti, Rim e Soares. In porta Bettinelli, l'ho letta al contrario, ma va bene così. Ho detto alla squadra che voglio la vittoria, la pretendo, e dobbiamo portarci a casa i tre punti. Sta per cominciare, anzi, comincia adesso. Preston Fulham. Ottimo fraseggio, la palla per Kearney, movimento di Sessegnon, Kearney la porta, ci prova lui, parata di Amos. La palla rimane lì, Bettinelli cosa ha preso? Mamma mia che intervento. Primo tempo per adesso mezzo riconoscibile a Ayeti di testa. Questa parata di Amos. Ripeto, primo tempo orrendo della squadra. Metto mano alla formazione. E comincia la ripresa, però con qualche cambio. C'è soltanto un cambio vero, perché è entrato Wilson per Becker. Ma siamo passati al 4-2-2-2 o 4-2-4. Occhio qui, Jerome per Wilson, subito Wilson salta l'avversario, Wilson! Amos straordinario. Forrest si inserisce, ma poi sbaglia tutto. Ma la squadra cosa sta facendo quest'oggi? Non lo capisco. Ma cosa cazzo fa? Occhio che buco qui in difesa. Occhio, Bettinelli ancora straordinario. Possiamo riportare in contropiede, Wilson può allargare il gioco, lo fa per Forrest. Movimento di Jerome, Forrest prova a servirlo, ma Jerome non parte. Altro buco in difesa tra i due centrali, ancora Bettinelli prende anche questa. Ci stanno sovrastando sempre. Ancora, mamma mia, allontaniamo per fortuna. Può andare Wilson, dai che sbaglia. Dai che sbaglia, non sbaglia neanche il portiere. Sì, no, no. Dai Kearney, fai ripartire l'azione. Forza Bijak che è appena entrato. Il lancio per Wilson, bella palla. Wilson salta l'avversario, Wilson. C'è Bijak, invece serve Ryan Sessegnon sul secondo. Non c'è nessuno. La palla arriva a Bijak, movimento di Wilson. La palla per Wilson, scatenato. Wilson è in aria, la mette. Mettila dentro. Stiamo sbagliando qualsiasi cosa quest'oggi. Passaggi, tutto, tutto, anche le cose più elementari. Kearney la mette sul secondo, Bijak appoggia per Sessegnon. Niente da fare. Dobbiamo fare complimenti a Bettinelli, perché senza di lui avremmo perso forse anche 5-0. Davvero. Loro ci hanno surclassato, raga, 27 tiri, anche se la maggior parte non dalla distanza, fatti anche a volte a caso. Ma 8 tiri in porta, sono riusciti a farceli, ed è stata una partita pessima da parte della squadra, davvero pessima. La maggior parte dei giocatori ha reagito bene alle mie critiche nel post partita. Continua la nostra imbattibilità che dura da ben 7 partite, ma sinceramente a me poco importa, perché una partita come quella contro il Preston, dato che abbiamo l'obiettivo di non vincere, comunque di andare in Premier,
sono tutti punti persi. Quando perdiamo dei punti contro le squadre che non sono di primissimo livello, sono punti persi per la nostra conquista, per il nostro obiettivo. Quindi vediamo di ricaricare le pile subito per la sfida contro il Derby County, perché non sarà facile. Siamo anche in Carabao Cup e voglio provare ad andare ancora avanti, perché ce lo meritiamo, perché stiamo avendo comunque un ottimo andamento per adesso. Loro giocano con un 4-4-2 e hanno anche uno dei migliori attacchi del campionato, altrimenti non si troverebbero comunque lì in alto in classifica. Allora, siamo al quarto turno. Quest'oggi si giocheranno anche Barnsley Bolton, Chelsea City, Fulham Derby County ovviamente, e West Ham Burton. Siamo i favoriti, piove, non c'è il tutto esaurito, ma dobbiamo dimostrare chi siamo alla prima di questo campionato di Serie B, anche se siamo in Coppa. Torniamo al 4-1-2-3, che è il modulo che ci ha permesso di battere il Bournemouth nella seconda parte di questo episodio. Giochiamo con Bettinelli, Soares, Rim, Ayeti, Sessegnon, Sissé, Johansson, Kearney, Forrest, Sessegnon e Wilson in prima punta, contro il 4-4-2 del Derby County. Non sarà facile. Squadre pronte a darsi battaglia, partita molto tosta, e sono sicuro che sarà una gara infinita. Speriamo di metterli subito in difficoltà. Occhio way, ma dai, ma Bettinelli, mi spieghi perché eri già per terra? Porca di quella. 1-0 Derby County al quinto minuto. Segna Andy Wayman. Kearney la mette dentro. Wilson spara la porta. Sessegnon, Johansson. Mamma mia, ma che piedi abbiamo! Ma che piedi! Team Rim in avanti per Sessegnon. Johansson che si è divorato il gol del pareggio. Kearney, ancora Johansson. Ancora per il capitano. Kearney si accentra. Serve Wilson. Spara la porta. Wilson per il momento dei compagni. Serve Forrest. L'ex Celtic a prova a raggiare l'avversario, la mette in mezzo, quasi autogol. Poi Wilson anticipato. Partita piuttosto equilibrata, possiamo dire, però non abbiamo ancora calciato in porta. E ho provato a farmi sentire nello spogliatoio. Speriamo che i giocatori ascoltino le mie parole. Ci provano ancora loro col destro, palla alta. Attenzione perché Forrest non sta bene. Calcio d'angolo, Kearney, Ayeti di testa anticipato, e ripartono loro in contropiede. Calcio d'angolo per loro, manca poco ormai, anche se ci stiamo provando un po' in contropiede, ma senza essere pericolosi. Proviamo a spingere adesso. Baker la mette in mezzo, è piantato Baker, ma qui cosa sta succedendo? Ma basta, arbitro era fuori gioco. Occhio ancora loro, Kearney può allontanare. Perché non c'è nessuno che si propone? Perché non ripartiamo? Forza raga, non molliamo. Palla sul secondo, Ayeti allontana, che Bano non ci arriva. Raga, stanno perdendo un sacco di tempo, adesso mancano 4 minuti. Dai, ha anticipato un pallone, forza! Bravo Rafa Soares, il lancio avanti a vuoto. Palla per Kebano, 3 alla fine, Kebano la mette sul secondo palo. Che schifo! Kearney può buttarla in mezzo completamente a caso e finisce qua. Usciamo dalla Carabao Cup contro il Derby County, che merita di essere prima in classifica e merita di averci battuto, perché davvero sono molto dispiaciuto. Molto dispiaciuto. Davvero hanno giocato veramente male. E in più perdiamo, per fortuna, soltanto per 3 giorni James Forrest. Contusione alla caviglia anche per lui. Il Derby County sì, ha vinto con merito, ne sono molto consapevole. Purtroppo usciamo così dalla Carabao Cup e dovremmo assolutamente ritornare alla vittoria, perché nelle ultime due partite sono arrivati un pareggio e una sconfitta proprio in Carabao Cup. Nel prossimo sfide contro Sheffield, Hull City, Brentford e Bristol City, tutte partite di campionato. Poi ancora campionato, la prossima coppa è a gennaio, dove comincerà l'FA Cup, e non sappiamo contro chi giocheremo. Mi dispiace tanto raga, perché ci tenevo a alla Carabao Cup, essere eliminati al quarto turno. Avevamo l'obiettivo di raggiungere il terzo turno e comunque ci siamo riusciti. Però mi aspettavo sicuramente di più, e sono certo che le dinamiche in questo momento, la gerarchia non è peggiorata, perché per fortuna anche Kearney adesso non è più arrabbiato con me, e gli unici ostili sono ancora McDonald, Mollo e Fredericks, mentre qualcun altro della squadra mi appoggia sempre di più. Appoggio sempre di più le idee del mister. Mi dispiace tanto per come sono finite le ultime due partite, ma ci rifaremo tantissimo. Chissà se le incazzature del mister serviranno a spronare la squadra per i prossimi impegni.
Siamo a 5 punti dal Derby County, non dobbiamo assolutamente mollare perché il campionato è appena cominciato. Siamo soltanto a novembre, il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere la Premier League. Raga, adesso il video è finito, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, un bel commento qui sotto con i vostri consigli. In descrizione c'è anche il link per scaricare l'app di livescore.it. C'è anche il sito per acquistare il gioco a prezzo bassissimo, che è il sito di Instant Gaming, link in descrizione. Adesso è tutto, vi mando un abbraccio enorme, iscrivetevi, attivate la campanellina e come già detto seguitemi su Instagram. Dobbiamo raggiungere almeno i 17.000 follower. Grazie a tutti, ancora un abbraccio enorme, noi ci vediamo più tardi con un prossimo video.